Benvenuti a questo video in cui andremo a dare una panoramica di significati rispetto alla prossima luna piena in Cancro, naturalmente in continuità con quelli che sono i cicli lunari che abbiamo visto in precedenza, che sono avvenuti in precedenza. Domani vi ricordo l'eclissi solare totale nel segno del Sagittario. Naturalmente non visibile nel nostro emisfero, sarà visibile dal Cile, dalla Patagonia, dal sud-ovest africano. In ogni caso, questo video che sto per andare a realizzare verrà da me suddiviso in diversi frammenti per ragioni logistico-tecniche di continuità, in quanto i miei mezzi al momento sono in fase di declino e dunque, onde evitare di parlare per un'ora e magari poi perdere tutto, ho deciso di dividere in varie tessere questo quello che vedrete poi come risultato finale. E con questo dunque andiamo a cominciare. Ieri 12 dicembre 2020, sono, che tra l'altro un palindromo del 21 dicembre 2020, 12-21, alba della nuova era nell'elemento aria, quando Saturno e Giove, dopo diciamo, saranno finalmente congiunti dopo un lunghissimo stazionamento nel segno del Capricorno, finalmente congiunti nel segno dell'Acquario. Ecco, ieri, 12 dicembre 2020, e sottolineo la data per la sua importanza, non solo per la sincronicità del palindromo, che sempre segnala eventi di notevole importanza da un punto di vista simbolico, numerico, simbolico, ma anche perché questa data, nella sua frequenza, poi andrà a connettersi con quelle che sono, quelli che sono i messaggi portati alla mia attenzione per la collettività rispetto alla luna piena in Cancro del 29 dicembre, ultima luna piena dell'anno. Quindi ieri sono stati portati alla mia attenzione, direi, quattro punti fondamentali mentre praticavo un esercizio che chiamo l'esercizio della cerva di Cerinea e che, come vedremo poi, è strettamente collegato al segno del Cancro. E tali punti sono da inserirsi nel panorama energetico delineato dalla prossima luna piena in Cancro del 29 dicembre 2020. Intanto vi faccio notare la frequenza numerica del 29 dicembre 2020. 29, ovvero 11 dicembre, ovvero 12, portano a un numero 23 che viene associato alternativamente nell'alfabeto ebraico o alla lettera Kaf, come prima delle lettere Sofit, cioè quelle lettere che cambiano forma nel momento in cui sono inserite alla fine di una parola. Undicesima lettera quindi dell'alfabeto, e vi lascio col numero 11 ridotto a un integrale di 2. O, procedendo ordinalmente come io procedo in questo caso, il 29 dicembre 2020, 11 più 12 uguale 23, viene a coincidere, essendo le lettere dell'alfabeto 22, con il ricominciare, quindi diciamo che dall'omega ci ricongiungiamo all'alfa e quindi all'alef. Vi lascio con questa alef del 29 di dicembre, partendo dalla data di ieri, in quanto è oggi che registro questo video, ieri non mi è stato possibile. Ieri era 12 dicembre 2020. 12, 12, 20, 20. Una frequenza che potremmo rappresentare con il numero 3, 3, 4.
gemmatria di questo numero diventa fondamentale. Sebbene io non lo sapessi prima di mettermi nella frequenza numerica del numero e quindi avere la possibilità di rendermi conto che fosse associata ai messaggi ricevuti, ecco, questa frequenza 334 viene poi ad associarsi anche alla frequenza determinata dal 29 dicembre 2020, ovvero quel giorno in cui la Luna sarà piena in Cancro, in quanto in frequenza questo Aleph che va a rappresentare il 29 dicembre 2020, unito al giorno di ieri in cui i messaggi sono stati ricevuti, trasforma il piccolo mormorio della voce interiore nello squillo di una tromba, ma questo poi sarà più chiaro probabilmente procedendo con quanto stiamo andando a vedere. Arriviamo ai messaggi direttamente ricevuti ieri, ovvero quattro punti fondamentali che si portano alla mia attenzione, il primo dei quali è la depersonalizzazione. Depersonalizzazione che riguarda, diciamo, il distacco dalla propria persona, ovvero paradossalmente l'impersonalità. Vi faccio notare che l'impersonalità ha a che fare con l'impersonazione. La depersonalizzazione che conduce all'impersonalità, ovvero anche l'abbandono della persona intesa come maschera, nel momento in cui si identifica tale maschera con la personalità. E per estensione, collego. Questo era quanto osservavo terapeuticamente, possiamo dire, su me stessa. Nel momento in cui spostavo il fuoco dell'attenzione o l'oggetto della mia preghiera o di una formulazione o formula di un desiderio in termini di intento, di parola e di volontà come esito o risultato individuale, personale, lo spostavo dalla circoscrizione relativa a me stessa espandendolo all'intera umanità, ovvero universalizzandolo. Attraverso quello che potremmo definire un escamotage, in questo caso, ritorniamo a collegarci al concetto del servizio espresso riguardo nel video riguardante l'iniziazione in acquario, il battesimo col fuoco, ovvero il concetto del servizio come uno dei pilastri fondatori di una coscienza più elevata, fondamentali di una coscienza più elevata. Questo processo di distacco dall'interesse personale permetteva, potrei notare, che permetteva, ritornando nel mio ego, di ottenere benefici maggiori partendo da uno stato di pace interiore, di totale non volontarietà o non volontà dell'ottenimento, quindi con un totale distacco da quello che poteva essere il risultato. A differenza di qualsiasi altro tentativo accanito di soddisfazione personale espresso in forma di preghiera o formulato o di formula di desiderio, con il conseguimento aggiuntivo di esiti o compimento di desideri che nell'essere ostinatamente perseguiti con l'accanimento dell'ego sempre mi sfuggivano, proprio come succede ad Ercole con la cerva di Cerinea, della quale poi parleremo. Ed ecco quindi che nella depersonalizzazione depersonalizzazione il proposito che viene offerto all'universalità e quindi viene liberato dal laccio dell'attaccamento alla persona, liberandolo quindi dalla maschera della personalità e dalla personalizzazione. Questo
proposito, spiccava il volo come un'aquila o come un'amsa, al quale arriveremo anche successivamente, mitico uccello veicolo di Brahma e Sarasvati. E le sue piume iridescenti, cadendo dall'alto come pioggia, naturalmente, nella loro caduta, e qui arriviamo a un concetto che nella fisica quantistica si chiama di causalità discendente, ecco che queste piume mi arrivavano cadendo come pioggia e trovandomi sotto, lungo il percorso di caduta. Mi arrivavano volteggiando dritte in mano, come frecce dell'arciere sagittario in gioco domani, che compiuto il lavoro del bersaglio da sole ritornino alla faretra dell'arciere, o come un cane, e qui ci riallacciamo alla precedente eclissi in un segno d'aria, quello dei gemelli, eclissi penumbrale di luna nel segno dei gemelli, precedente. Questa, diciamo che inizia questo tipo di cammino che si fa verso uno spartiacque. Quindi questo cane che ritorna fatto il giro dal suo padrone. Cane maggiore e cane minore, simboli celesti dei dio oscuri. Comunque, ritornando alla depersonalizzazione o universalizzazione, diciamo, per dare una definizione, si proietta un intento o un desiderio su scala universale, globale, collettiva, o ancora meglio, lo si offre come servizio alla vita, all'umanità, al divino stesso, in una scala ascendente di intensità efficace, di intensità funzionale. In questa offerta che si espleta attraverso servizi, il servizio, ad esempio, e quindi l'offrire il proposito, il proprio desiderio, il proprio intento ad un campo più grande di se stessi e quindi ad un campo superiore, aiuta a depersonalizzare e paradossalmente accelera la velocità di manifestazione che potremmo definire direttamente proporzionale al livello di distacco che si riesce a ottenere. Ricordiamo che Dante all'ingresso dell'inferno lesse le righe di monito: lasciate ogni speranza, voi che entrate. Dante legge queste righe sulla soglia del regno dei demoni e le legge come monito, ma anche come chiave criptata della via di uscita dal regno dei demoni. Qualora la speranza non sia la pura virtù teologale, ovvero priva di attaccamento personale, ma sia invece vincolata ad una condizione determinata dalla persona, diventa equivalente ad un'aspettativa. È dunque saggio non nutrire alcuna speranza in questo senso personalizzato e rafforzare una fede libera da condizione di esito e di risultato. Una fede e quindi una speranza che siano fondate nella divina giustizia della gestione superiore, una fede nella divina giustizia della gestione superiore, del sistema superiore. E quindi includiamo implicitamente un'espansione. Questa gestione superiore come precedente alla gestione personale, nella coscienza che una verità relativa è paradossalmente una menzogna, o meglio, che una verità assoluta è certamente più affidabile nella prospettiva di ciò che si ritiene giusto e legittimo, di una visione personale che è parziale,
legata all'interesse individuale e comunque incompleta di una visione panoramica, come quella che può avere l'aquila o l'amsa nel suo sorvolare l'intero campo. E sarebbe come confondere una tessera con l'intero puzzle o, come si dice in inglese, non vedere la foresta per gli alberi. E quindi a questo ci colleghiamo da questi punti, da questo primo punto fondamentale della depersonalizzazione, ci colleghiamo ad uno degli arcani maggiori collegati col segno del cancro, l'arcano maggiore secondo, quello della sacerdotessa in questo caso. E qui vado a fare una prima pausa. Riguardo a questo arcano della sacerdotessa, rispetto a quanto detto in precedenza, una sincronicità interessante nel mio percorso mi porta a leggervi alcuni estratti da un libro che si chiama Canti spirituali, presumibilmente scritto o comunque riporta le dottrine spirituali di una sacerdotessa vissuta nella seconda metà del primo secolo in India, in Tibet, scusate, che si chiama Ma Jig. Nel Mka Krogda Rhyan, il riso delle Dakini, che è uno tra i testi rituali più diffusi in Tibet, che risale al XVIII secolo, si dice: io, premesso, le Dakini sono divinità, ma anche sacerdotesse assunte al grado di divinità nella tradizione popolare tibetana. Io, Yojin, senza paura, che pratico al fine di unificare il samsara e il nirvana, danzando sulle divinità e gli spiriti dell'io, riduco in polvere il pensiero discorsivo della trasmigrazione che genera il dualismo. Tutti i fenomeni sono come riflessi in uno specchio, risplendenti, puri, immacolati, non sono spiegabili, non sono definibili, eppure continuamente da essi provengono cause e azioni. Lo stato essenziale della realtà è privo di dualismo e non ha luogo, così siano riconosciuti e visti tutti i fenomeni. I praticanti di della scuola filosofica di questa sacerdotessa esasperano la paura per arrivare a uno stato di liberazione. Secondo i testi relativi a questa scuola, gli spiriti maligni che vengono evocati durante le cerimonie non sono altro che proiezioni della mente del praticante, ovvero delle raffigurazioni delle sue inquietudini e delle sue paure, mentre le divinità sono le immagini simboliche dei suoi desideri. Quando si pratica, dice Majig, il Sohed, chiamato la pronuncia sanscrita di questa parola onestamente mi sfugge, ma quando si pratica nei luoghi orridi, loro praticavano nei cimiteri in cui i corpi erano esposti, tra l'altro, è come quando si curano i danni provocati dal fuoco con cauterizzazioni dello stesso fuoco. Questo insegnamento, che consiste nel ridestare, recidere, ricacciare e sottomettere i demoni, che provoca forti sensazioni, è simile alla cura con applicazioni di fuoco, moksha dette nella tradizione.
Quindi l'esasperazione della paura diventa il metodo per sconfiggerla in modo definitivo. Poiché l'apparire delle condizioni è simile all'aggravarsi di un peso, si arriva alla comprensione che il metodo segreto sia proprio nell'aggravare il peso. Se tutta la realtà non viene aggravata, non si può ottenere la liberazione con l'uso di antidoti rasserenanti e piacevoli. Si vada errando per luoghi tetri e ritiri montani, non ci si faccia distrarre dalle dottrine e dai libri, nessun potere spirituale può derivare da essi, perciò si faccia reale esperienza. Allora, in questa piccola citazione vorrei soffermarmi su due aspetti. Le cauterizzazioni con il fuoco, che ci riporta alla seconda fatica di Ercole, ovvero quella con l'idra, associata nell'astrologia esoterica e nella mitologia greca al segno del cancro, dall'altro lato al mito della cerva di Cerinea. Terza fatica di Ercole, associata dall'astrologia esoterica, in questo caso secondo la scuola della Alice Bailey, associata al segno del cancro. In questo contesto, la sacerdotessa, in questo caso abbiamo personificato con la tibetana Majik, ma che è la rappresentazione dell'arcano secondo dei tarocchi legato al segno del cancro. La sacerdotessa ci porta avanti un metodo nella depersonalizzazione che permette di mettere in atto quello che è, diciamo, l'essenza della vittoria di Ercole sull'idra. L'idra, serpente marino, il cui fratello era Cerbero, guardiano degli inferi, che riguarda la prova nel segno del Capricorno, possedeva 10 teste, di cui una immortale. Queste 10 teste sono paragonabili ai demoni che vengono evocati nei riti di liberazione di questa scuola tibetana. 10 teste, di cui una immortale, e queste teste, una volta tagliate, ricrescevano. Quando Ercole va a fronteggiare l'idra, intanto un granchio esce dalle profondità per mordergli il tallone ed ostacolarlo. Ed ecco qui l'associazione mitologica col segno del cancro da parte dell'astrologia esoterica e della mitologia greca. Tale cancro, anche quando Ercole uscirà vittorioso dalla battaglia, verrà posto dalla dea Era Giunone in cielo come costellazione per benedirlo e ringraziarlo dello sforzo fatto nella protezione dell'animale, del serpente marino. L'idra, tra l'altro, come prova nell'astrologia esoterica, viene collegata al segno dello scorpione. E vi invito a riportarvi ai video fatti sulla luna nuova in Scorpione. Ma su quello che ci interessa in questo momento visualizzare è che quando Ercole va ad affrontare l'idra, ci va insieme al suo auriga, il suo cocchiere Iolao. E nella battaglia alla quale Iolao collabora, diciamo che egli ha la funzione di cauterizzare le teste dell'idra una volta tagliate per evitare che ricrescessero. E in questo torniamo alla sacerdotessa citata nella forma di Magik e al suo metodo di cauterizzazione, ovvero il ricavare l'antidoto dal veleno.
L'Idra è una costellazione anche, che si trova a sud della costellazione del Cancro. Diciamo, che ha i gemelli a ovest, costellazione del Cancro che ha i gemelli a ovest e a nord la Lince. Nella costellazione della Lince, la stella detta PSI 10 congiunge il confine della Lince con quello della costellazione Auriga, della costellazione del Cocchio o del Carro. Carro che è l'altro arcano maggiore, il settimo, legato al segno del Cancro. In questa prova, diciamo di battaglia, in questa prova di forza, che però è una prova di umiltà che contraddistingue la lotta di Ercole con l'Idra, ci viene portato all'attenzione, viene portata alla nostra attenzione l'utilizzo, il fronteggiare le proprie paure per poterle esorcizzare, per poterle trascendere, per riportarle alla luce attraverso il fuoco che cauterizza e che nel nostro caso diviene l'elemento catartico. Fuoco rappresentato come il calore sacro che ristabilisce gli equilibri. Secondo quella che è invece l'astrologia esoterica, il segno del Cancro viene associato alla cerva di Cerinea. E qui arriviamo dal primo punto della depersonalizzazione che mi viene posto l'attenzione ieri, al secondo punto, al secondo punto che mi viene posto l'attenzione ieri. Ovvero il volere compulsivo, l'ottenimento compulsivo, l'attaccamento ai risultati. Il volere tutta la conoscenza, l'ammucchiare dottrine, nozioni, informazioni, maestri o pseudo tali, nasconde il timore che la cerva sfugga. Qual è diciamo, la storia di questo mito della cerva di Cerinea? Cerinea, intanto, nella mitologia greca, è una antica, presunta, leggendaria città greca in Acaia, di ubicazione incerta. Nell'età ellenistica si inventò un monte Cerineo da cui nasceva un fiume Cerinite che forse è l'odierno Vufusia, Vufusia, come luogo di dimora di questa mitica cerva dalle corna d'oro, dai piedi di bronzo, uccisa da Ercole nella terza fatica, legata esotericamente al segno del Cancro. La cerva di Cerinea, Cerinitis Elaphos, era una cerva appunto con corna d'oro, zampe d'argento e bronzo, dedicata ad Artemide dalla ninfa Taygete quando la dea l'aveva salvata dall'inseguimento di Zeus. Nel mito la cerva deve essere intanto trovata. Questa cerva aveva una forma ancora più elusiva della sua forma fisica. Ed era proprio questa forma che l'aspirante Ercole cercava. E si dice che egli cacciò per un'intera vita. Non era la cerva che viene a rappresentare l'istinto, quello che lui cercava,
Non era la cerva come intelletto l'oggetto della sua ricerca, non era la cerva come conoscenza superficiale o apparente, formale, che gli cercava. E finalmente la catturò, la portò nel tempio, nel quale il Dio Sole la reclamava. Ercole riconosceva nella cerva l'intuizione spirituale, ovvero quella estensione della coscienza, quel senso di consapevolezza altamente sviluppato che dà al discepolo la visione di nuovi campi di relazione e gli apre un nuovo mondo dell'essere. Ci viene detto che la lotta fra Apollo, il Dio Sole, che sapeva che la cerva rappresentava l'intuizione, Diana, la cacciatrice dei cieli, che la conosceva come intelletto, e Artemide, la luna, che pensava fosse soltanto istinto, stia ancora continuando e sta continuando. E fra tutte queste voci, quella di Diana, quella di Artemide, quella di Apollo, ecco che Ercole, come aspirante, come discepolo, apprende a discernere la verità attraverso una sua profonda interiorizzazione ed esperienza interiore della ricerca. Entrambe le idee, Diana e Artemide, hanno ragione. E il problema di tutti i discepoli è quello di usare correttamente l'istinto. Vi ricordo che nel nodo lunare nord, in questo asse lunare in cui ci troviamo, c'è il segno dei gemelli. Nel nodo lunare sud c'è il segno del Sagittario. Il nodo lunare nord con il segno dei gemelli rappresenta il discepolo, l'aspirante, da un punto di vista simbolico. Il nodo lunare sud rappresenta il maestro, da un punto di vista simbolico. E nella definizione dell'asse lunare, la nostra proiezione è quella da un punto di vista, quindi la nostra proiezione come mezzo di elevazione diventa il metterci nella prospettiva del discepolo, ovvero incarnare quelle che sono le potenzialità sublimate dell'archetipo degli oscuri. Entrambe le idee hanno ragione, il problema di tutti i discepoli è usare correttamente l'istinto nel luogo giusto, nel modo giusto. Il discepolo deve apprendere a usare l'intelletto sotto l'influsso di Diana, la cacciatrice, figlia del sole, mettendosi in rapporto col mondo delle idee umane, della ricerca, deve imparare a portare questa capacità nel tempio del Signore. E qui, in questa, perché non bastava che Ercole trovasse la cerva e la catturasse, doveva riportarla nel tempio di Apollo, sistema superiore a quello di Diana e di Artemide. Ed è nel tempio di Apollo che vede la cerva tramutarsi in intuizione. E con l'intuizione il discepolo diventa consapevole della conoscenza, delle cose dello spirito, delle realtà spirituali che né l'istinto né l'intelletto possono rivelargli. Ripetutamente ci dice la Bailey, i figli degli uomini che sono anche figli di Dio devono far proprie e catturare queste realtà spirituali sul sentiero senza fine. L'intuizione nasce, ovvero l'istinto e l'intelletto uniti, portati nel tempio, e nella definizione del tempio come campo superiore da un punto di vista gerarchico, ma anche come viene inteso e definito nella prima lettera ai Corinzi,
prima lettera ai Corinzi, non ricordo il numero, mi sembra il capitolo 3, se non sbaglio, capitolo 3, verso 19, ma potrei sbagliarmi. In ogni caso, se volete, la trovate. Il tempio di Dio siamo noi, nel nostro corpo, ovvero istinto e intelletto riportati dentro di noi. E qual è il centro del nostro corpo, ovvero il tempio per eccellenza, il nostro cuore. Il nostro cuore come luogo in cui risiede la co vera conoscenza, la verità, Dio stesso dimora. In questo contesto ci riagganciamo naturalmente alla sesta sefira dell'albero della vita, Tiferet, in cui risiede la coscienza cristica. E in questo contesto ci riallacciamo alla frequenza 334 del giorno di ieri, 12-12-2020, che viene a rappresentare quell'iniziale mormorio, sussurro della voce divina che emerge dal frastuono, dalla tempesta, che emerge dopo una tempesta di vento e un terremoto, biblicamente, secondo il libro dei Re, e quello che è l'evento che accade al profeta Elia. Quindi l'intuizione interpreta ed estende l'intelletto e conduce alla realizzazione. Allora l'istinto viene a subordinarsi ad entrambi, a intuizione e intelletto, e si realizza l'elevazione della coscienza. Perché mi si fa notare questo? Perché nel secondo messaggio di ieri viene portata alla mia attenzione l'originalità del percorso della vera conoscenza, cosa che era stata già accennata anche in un video precedente rispetto all'iniziazione in acquario, ovvero la capacità, la volontà, il desiderio di contattare il maestro interiore piuttosto che seguire maestri esterni, ovvero la forma fisica della cerva di Cerinea, la forma apparente, la maschera, la persona, ma restare aperti perché i maestri esterni comunque possono essere stimolo, canale, fonte di ispirazione nel dialogo esoterico, perché non c'è nulla di giusto o di sbagliato nel perseguire la verità. Come si dice, infinite e misteriose vie per arrivare alla verità, per arrivare a Dio in se stessi. Da chi mi cerca a tentoni mi farò trovare. E quindi i maestri esterni possono essere stimolo, fonte di ispirazione, possono arrivare. Come un maestro esterno, in questo caso è la personificazione dell'arcano secondo sacerdotessa che abbiamo utilizzato nella figura di Magik, che possono in qualche modo sincronizzare la nostra prontezza ad accogliere l'input e quindi essere propedeutici al contatto col maestro interiore. E quindi stimolo e fonte di ispirazione nel dialogo esoterico. Il dialogo esoterico è quello della dottrina esterna, dei maestri esterni, della forma, della persona, della maschera, dell'ego. Il dialogo esoterico è quello con se stessi, è quello che è nascosto alla visione di molti, nascosto ai molti, segreto,
l'importanza del segreto. Altra caratteristica dell'arcano secondo dei tarocchi, arcano maggiore secondo dei tarocchi, la papessa o sacerdotessa. La segretezza, la ricettività e la segretezza. Ed essa in mano ha, nella raffigurazione della carta, il libro della Torah, simbolicamente, eretta fra le due colonne del Tempio, il bianco e il nero, Giachin e Boaz, del Tempio di Salomone, eretta al centro della dualità come personificazione e non personalità e non persona della via regale, incarnazione della via regale. Meglio incarnare che impersonare. E quindi per ricollegarci possiamo dire che la compulsione del desiderio, la volontà di raggiungere il risultato, la volontà della conoscenza, proiettata al di fuori, nella forma della cerva, nella forma apparente della cerva, che nasconde quella più elusiva, che è la vera forma che a Ercole interessa trovare perché possa riportarla nel tempio. E quindi quella compulsione che deriva dalla paura che la cerva sfugga tende a portare sul sentiero della proiezione della conoscenza, della falsa conoscenza, piuttosto che a interiorizzare e a fare esperienza interiore della vera conoscenza. Quando parlo di conoscenza, parlo dei meccanismi e delle dinamiche che si colgono con l'intuizione e che permettono di esercitare gli strumenti creativi che il creatore, che sono connotati di immagine e somiglianza al creatore, sebbene, poi ci arriviamo, mai ovviamente ci porteranno ad eguagliarlo. E non c'è solo una ragione di religioso rispetto, ma di coscienza dei principi fisico-quantistici, da un lato, nella causalità discendente, del nostro inserimento in sistemi infinitamente superiori al nostro campo elettromagnetico, del nostro inserimento all'interno di un sistema di leggi fisiche che regola i sottosistemi di cui noi siamo uno. Quindi, quello che è fuori del nostro dialogo e della nostra ricerca interiore di conoscenza che porta all'intuizione di quelli che sono i meccanismi ai quali allinearsi per cooperare e partecipare alle leggi universali. È interiore. La vera conoscenza è già contenuta completa in noi ed è solo attingendo acqua da questo pozzo, quindi aprendo un canale, scavando un canale verso il pozzo infinito, profondamente infinito del nostro cuore che riceviamo, quel tipo di conoscenza che disseta, che soddisfa la nostra sete, che non lascia assetati come la Coca-Cola, come una bibita zuccherata che illude il palato e crea una dipendenza, una catena, una condizione, un laccio, una gabbia. Impedisce al carro, all'amsa, uccello mitico, del quale parleremo,
all'auriga guidata dal cocchiere Iolao, aiutante di Ercole contro l'idra, di librarsi in volo, alla colomba di tornare da Noè. Il maestro della vera conoscenza che risiede nell'infinita profondità del nostro cuore è inarrivabile e insuperabile. E da qui torniamo al tema della depersonalizzazione anche come abbandono di quel senso di competitività imposta dall'ego nella proprietà della conoscenza. La conoscenza è libera e senza padroni. La conoscenza è la libertà più pura e assoluta, contrapposta all'arcano quindicesimo del diavolo, che utilizza la dualità per creare catene, così come espresso anche dalla sacerdotessa nella sua volontà di congiungere samsara e nirvana. Ruota del karma, continuo ciclo di trasmigrazione e rincarnazione. Con eternità statica, immobile, infinita e perfetta, stato divino della coscienza pura. E così anche come espresso nella competizione delle molte verità, delle molte voci, dei molti maestri, delle molte dottrine, delle molte nozioni, rappresentata nella storia della cerva di Cirinea, perché in quella storia Ercole deve apprendere a discernere quale delle tre divinità abbia effettivamente ragione? Devo riportare questa cerva a Diana? La reclama di diritto? Mi esprime una inconfutabile verità? Devo riportarla ad Artemide? Anch'essa la reclama di diritto? Mi esprime un'inconfutabile verità? La ninfa le regalò la cerva perché la salvò da Zeus. O devo riportarla a Apollo, anch'esso mi esprime un'inconfutabile verità. Ma è solo quando, catturata la cerva, Ercole la porta nel tempio che si svela la vera verità, ovvero la verità assoluta rispetto alle verità relative. Che siano pure le verità di altri dei, di dei, non del primo che passa. Solo la vera conoscenza ha il potere di soddisfare la sete degli assetati di conoscenza, e questa vera conoscenza risiede nel nostro cuore. Agli assetati, ai cercatori di quell'acqua nel deserto, quelli che vanno a cercare acqua nel deserto, è quella l'acqua che si offre e non è acqua avvelenata che ammala e uccide come la bibita zuccherata che sembra dissetare ma che apre una gola senza fondo, ma è acqua purissima che guarisce e dà la vita. E da questa procede tutta l'altra conoscenza, discende per causalità discendente, fisica quantistica, dopo ci arriviamo, verso la quale, quindi, a quel punto, altra conoscenza verso la quale a quel punto veniamo condotti proprio come Brahma e Sarasvati sull'Amsa o Ercole sul carro di Iolao. Quindi originalità, depersonalizzazione, punto uno. Originalità del percorso della vera conoscenza, stabilire, lavorare, praticare con il proprio maestro interiore, perché il maestro interiore è sempre pronto per il suo discepolo nel momento in cui il discepolo si pone nella condizione di contattarlo e quindi si porta nel suo cuore con istinto e intelletto e raccoglie l'intuizione come un mormorio, come una voce, come ci viene descritto dal verso di
della Bibbia relativo al profeta Elia. Se posso trovare questo verso, e perché mi riferisco soprattutto a questo verso? Perché la gematria di questo verso al quale mi riferisco, sincronicisticamente, ma niente, è un caso e nulla è coincidenza nella perfezione del piano divino, ha valore 334, ovvero 334, ovvero la frequenza del giorno di ieri. Al profeta, diciamo, Elia fu detto che prima gli fu detto: esci e fermati alla presenza di Dio, alla presenza del Signore. Uscite, ovvero rientrate, e fermatevi sul monte, sul promontorio, alla presenza del Signore. Ed ecco che Dio passò. E quando passa, un vento impetuoso soffia, tanto forte da spaccare le montagne, da spezzare, frantumare le rocce. Ma Dio non era in quel vento. E dopo questo vento sopravvenne un terremoto, ma viene detto Dio non era nel terremoto. E dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma Dio non era nel fuoco. E dopo il fuoco, quindi dopo il vento, dopo il terremoto e dopo il fuoco, ci fu il mormorio di un vento leggero, una brezza leggera, come un sussurro. E quando lo udì, Elia comprese e si coprì subito il volto col mantello. Uscì e si fermò all'ingresso della caverna e sentì la voce di Dio. E questo mormorio, per il quale ci è chiesto di sviluppare orecchio, e questa frase della Bibbia, che è, se non sbaglio, nel libro dei Re, mi sembra al capitolo 19, è, diciamo, in questo passo il leggero mormorio del vento a valore gematrico 334. Proprio ieri, in cui facevo il cosiddetto esercizio della cerva di Cerinea, che è l'ascolto del mio cuore. Quindi, naturalmente, questo mi viene chiesto di riportarlo. Non è facile per me esprimere quanto vi sto dicendo, o perlomeno poterlo fare con la chiarezza verbale, perché non sono un maestro. In ogni caso, vi prego di apprezzare il fare del mio meglio. Nel cuore praticamente angolare del settore di sfera celeste in cui si trova la costellazione del Cancro, ovvero sul petto del Cancro, c'è un ammasso aperto di stelle che si chiama presepe, ovvero la mangiatoia. Nel catalogo dei Charles Messier, diciamo dopo la metà del Settecento, questo ammasso di stelle viene posto nella stessa famiglia della nebulosa di Orione e delle Pleiadi. E spesso si dice in questo catalogo di Messier che questi ammassi di stelle venivano confusi con le comete.
ci avviciniamo a Natale. E dovete sapere che nell'astrologia antica il segno del cancro non era collocato al solstizio d'estate, bensì al solstizio d'inverno, ovvero il 21 dicembre in questo anno 2020. Ed è in questo solstizio d'inverno che andiamo a collocarlo insieme alla congiunzione di Saturno e di Giove nel segno dell'acquario, nel contesto simbolico di questi messaggi. Vi ricordo di nuovo, non per citare me stessa, ma perché alcune cose, onde evitare di ripeterle, sono già state dette nel video sull'iniziazione in acquario. Gli antichi greci e romani vedevano questa mangiatoia con due asini, ovvero le due stelle adiacenti, il famoso bue e l'asinello. In questo caso, da un punto di vista astronomico, erano due asini: Asellus Borealis, relativo alla corona boreale, all'emisfero boreale, e Asellus Australis, relativo all'emisfero australe, che dalla mangiatoia, da questo cuore, mangiano. Questi sono i due asinelli che Dioniso e Sileno avevano cavalcato in battaglia contro i titani. E vi rimando a quanto detto appunto in quel video rispetto ai miti orfici dionisiaci. Ricordiamo un altro re che entrò a Gerusalemme cavalcando un asinello. Questa mangiatoia che si trova nel petto del cancro, questo oggetto nebuloso, confuso spesso con una cometa, nella antica astrologia cinese è definito lo spirito. Una nuvola che rappresenta l'esalazione dei corpi spirituali. Quando Richard Key praticamente definisce la posizione nel solstizio d'inverno piuttosto che nel solstizio d'estate del segno del cancro, è un astronomo, Richard Hinckley Allen, che alla fine dell'Ottocento afferma che inizialmente questa costellazione era posizionata al solstizio d'inverno, era detta il sole del sud dalla civiltà degli Accadi, che è, diciamo, la prima civiltà, il primo regno, il primo impero, direi, mesopotamico, dopo la civiltà dei Sumeri, che poi andò ad unirsi con la civiltà sumere, con quella babilonese, in un unico impero, e che successivamente fu associato con il quarto mese, Dusu, o giugno-luglio, e conosciuto e cambiato nome in cancello nord del sole. Ma sostanzialmente questo solstizio d'inverno, che nell'origine, nelle fonti, viene a incarnare, a rappresentare il cuore simbolico del segno del cancro, il cuore simbolico della costellazione. E ritornando a questo cuore simbolico e andando a ricollegarci allo zodiaco di Dendera, che è un'antica città dell'Egitto, in cui fu ritrovato un bassorilievo
in cui era raffigurata la volta celeste con i segni dello zodiaco, e fu ritrovata nel tempio di Hathor, la dea mucca sacra delle civiltà indoeuropee, la dea rappresentata dagli egizi con le corna di toro o di mucca, associata col segno del toro. E di questa dea si è parlato in un video associato alla rinascita di Venere, ovvero nel passaggio di Venere dal suo periodo di oscurità, nel suo tornare alla luce, e quindi ricollegata ai miti a sua volta di Persefone, di Ishtar, di Inanna. In quanto Venere rinasce sotto l'occhio del toro, segno strettamente connesso con la dea Hathor. Ebbene, nello zodiaco di Dendera viene rappresentato l'asse lunare Cancro Capricorno come le due porte di terra e di cielo. Stessa cosa che viene riportata nel Nuovo Testamento, quando Cristo dà a San Pietro le chiavi del cielo e della terra, e dà quindi le chiavi di queste due porte, del Cancro e del Capricorno. Come afferma, in questo caso, la fonte è la nave celestiale, l'arca celestiale del nord di Valencia Straiton. Gesù dà a Pietro le chiavi delle due principali porte dello zodiaco, che sono i due punti solstiziali, i segni zodiacali di Cancro e Capricorno, chiamati i due cancelli del sole. Attraverso il Cancro, porta dell'uomo, l'anima discende sulla terra per unirsi al corpo, si incarna, il che costituisce la sua morte spirituale da un altro punto di vista. Attraverso il Capricorno, la porta degli dèi, attraverso la quale siamo passati, visto che lo precedente asse lunare era Cancro Capricorno, visto che Saturno, Giove e Plutone hanno stazionato in tre congiunzioni durante l'anno 2020, dopo 500 e 200 anni, nel segno del Capricorno. Attraverso il Capricorno, la porta degli dèi, l'anima ascende in cielo. Quindi il Cancro è una delle due grandi porte dello zodiaco, è l'entrata nel mondo delle forme, nella incarnazione fisica, è il segno in cui la dualità della forma e dell'anima viene unificata nel corpo fisico. Il segno opposto, il Capricorno. Uno è l'entrata nella vita della forma e l'altro l'entrata nella vita dello spirito, ed apre la porta. Dopo il Capricorno c'è l'Acquario. Uno apre la porta della forma alle masse della razza umana, l'altro introduce nello stato di coscienza universale, che è il regno spirituale. Uno segna l'inizio dell'esperienza umana sul piano fisico, l'altro segna l'inizio e la fine, l'altro segna la fine, il punto culminante dell'esperienza umana sul piano fisico. Uno è potenzialità e l'altro è compimento, uno è l'idea e l'altro è la sua strutturazione. E quindi in questa incarnazione, in questo nostro stesso corpo fisico, che andiamo ad aprire la porta del Capricorno, che non è a caso nei tarocchi è associata all'arcano del diavolo, che nella rappresentazione della carta tiene le due polarità maschile e femminile, la dualità rappresentata nei due opposti, incatenati e animalizzate le loro sembianze, scimmiesche, bestiali,
deformate, distorte. La distorsione creata dalla maschera, la distorsione creata dalla persona come maschera, dalla personalità come ego. Quindi il cancro simboleggia le limitazioni di tutte le incarnazioni fisiche, e in questo qui ed ora contestuale è il trascenderle che viene messo in atto. A questo ci si riferisce con la luna piena in cancro del 29 di dicembre. Per risintetizzarlo, nella depersonalizzazione, nella ricerca del contatto diretto con la conoscenza vera che risiede nel nostro cuore, dove dimora il maestro con la M maiuscola, perché è il punto di congiunzione tra noi e l'infinito, in questo campo neurocardiologico che a livello di onde elettromagnetiche viene a essere incluso nei sistemi di causalità discendente, secondo la fisica quantistica e la sua applicazione metafisica e filosofica, secondo quanto Campbell definisce da un punto di vista filosofico e sociologico nei rapporti di causalità, ovvero che c'è una gerarchia dei sistemi, per cui i subsistemi dipendono dai sistemi superiori. Ma oltre a una visione gerarchica in questo discorso, e quindi causale, di catena, di menù a tendina, c'è la compartecipazione e l'interazione di un sistema nell'altro a livello di risonanza. Rappresentare, per rappresentarla nella concentricità di un sasso che si lancia nell'acqua e produce una serie concentrica di onde increspature che partono da un punto sorgente ma che agiscono su tutti i campi. Punto sorgente che troviamo in risonanza nel nostro cuore, dove risiede la vera conoscenza, dove riportiamo la cerva di Cerinea come aspiranti, come discepoli. Punto sorgente che risiede, e già ho buttato via un altro video ma non importa, che risiede nel petto della costellazione del cancro, nel nostro cuore, ovvero nel presepe, ovvero dove risiede il re dei re, il salvatore, il messia. Quindi in questa prospettiva ci muoviamo. Per quanto riguarda, ritornando al allo zodiaco di Dendera, il segno di cancro, del cancro, è rappresentato da un coleottero che è chiamato in Egitto lo scarabeo. La parola scarabeo significa unigenito, perciò sta per nascita o venuta in incarnazione, oppure, per quanto riguarda il discepolo o l'aspirante, per la rinascita. Il mese di giugno nell'antico Egitto era chiamato Meore, che di nuovo significa rinascita, e quindi sia il segno sia il nome del mese richiamano costantemente l'idea del prendere forma, dell'entrare in incarnazione fisica. In un antico zodiaco dell'India che risale a 400 anni avanti Cristo, e quindi anche relativamente recente, questo segno è sempre rappresentato da un coleottero. I cinesi chiamano il segno del cancro l'uccello rosso, perché il rosso è il simbolo del desiderio e l'uccello è il simbolo dello slancio nell'incarnazione e dell'apparire nel tempo e nello spazio, ovvero dell'apparire nel piano cartesiano sul quale si strutturano le molte dimensioni.
L'uccello appare frequentemente nello zodiaco, nelle antiche storie mitologiche, induiste, come Amsa, che è invece l'uccello oltre il tempo e lo spazio, e viene ad indicare, a rappresentare tanto la manifestazione di Dio quanto quella dell'uomo, così come rappresentato nella figura del Cristo. Dalle tenebre l'uccello si slancia e vola attraverso l'orizzonte nella luce del giorno per sparire poi di nuovo nelle tenebre. Dall'invisibile l'uccello si slancia e vola alla luce del giorno, viene alla luce nel visibile e poi sparisce nuovamente nell'invisibile. L'ansa è un uccello acquatico, un uccello di passaggio detto, che è conosciuto anche come veicolo degli dei. Nell'induismo è il veicolo di Brahma, Brahma che è il creatore supremo, conosciuto come l'autogenerato, colui che è nato da sé, ovvero né l'uovo né la gallina, prima, un'autogenerazione, svayambhu, conosciuto anche come il dio della parola e il creatore dei quattro Veda, che scaturirono ognuno da ciascuna delle quattro bocche di Brahma, consorte di Sarasvati, anch'essa quindi veicolata da Amsa. Brahma e Sarasvati viaggiano su questo veicolo, su questo uccello, in coppia spesso, e stesso Amsa, che è veicolo anche per Gayatri, che è una delle rappresentazioni, secondo alcuni testi vedici, della stessa Sarasvati. E quindi nella personificazione del mantra Gayatri, un inno dei testi vedici, è il veicolo anche di Vishvakarma, che è l'architetto, il dio della divina architettura dell'universo. Questo secondo la tradizione induista. Secondo Monier Williams, Amsa diviene il simbolo, da un punto di vista mitologico e poetico, e quindi nella letteratura anche induista, della conoscenza. Nel Rig Veda l'Amsa è capace di separare il soma dall'acqua, il nettare di cui si nutrono gli dei, la vera conoscenza, dall'acqua. Anche quando mescolati, anche quando tra le tante voci si apprenda a riconoscere il mormorio del vento. Nella tarda letteratura indiana questo uccello separa il latte dall'acqua quando mescolati. Nella letteratura filosofica indiana l'Amsa rappresenta l'anima individuale o lo spirito, o anche l'anima universale o lo spirito supremo, quindi tanto Dio quanto uomo. È identificato con lo spirito supremo, con la realtà ultima e con l'uomo, e nel suo volo l'Amsa simboleggia il moksha, citato prima in merito alle cauterizzazioni delle teste dell'idra da parte di Iolao e quelle suggerite dalla sacerdotessa che abbiamo chiamato a rappresentare l'arcano secondo in questo contesto simbolico, ovvero la liberazione dal ciclo del karma, dal ciclo del samsara. Amsa, come detto, è anche veicolo di Sarasvati, che è la dea della conoscenza, delle arti creative e del creatore Brahma, naturalmente,
e di Vishvakarma, il dio l'architetto dell'universo. Ecco che Amsa diviene questo arcano del carro, e quindi se abbiamo associato la sacerdotessa alla tibetana Magik e al suo metodo di recisione dei demoni per cauterizzazione e all'idra di Ercole della mitologia greca e dell'astrologia esoterica associati col segno del cancro, ecco che all'altro arcano del segno del cancro associamo l'Amsa, veicolo di Brahma e Sarasvati, arca dell'alleanza, arca di Noè. È interessante che notare da un punto di vista etimologico, anche se volete, che il Parama Amsa, che era uno degli epiteti, degli appellativi, degli attributi di Yogananda, per esempio, per chi lo conosce, Paramahamsa significa il supremo Amsa e viene a rappresentare una persona, un discepolo, un aspirante che abbia raggiunto un alto livello di spiritualità. Per esempio, nel Paramahamsa Upanishad, nel capitolo 3 di questa Upanishad, viene definito che il Paramahamsa è colui che ha imparato a distinguere il bastone della conoscenza da un bastone di legno. E qui ci riportiamo anche alla storia del bastone di Mosè, nonché al bastone di Asclepio, di Ofiuco, tredicesimo segno insieme ad Aracne dell'oroscopo lunare, consorte di Aracne nell'oroscopo lunare. Ofiuco come Brahma, come il grande guaritore in questo caso, il bastone di Mosè che si trasforma in serpente, bastone di Mosè che viene a simboleggiare l'autorità divina che per causalità discendente procede da Dio e investe Mosè di questa autorità stessa, attraverso la quale è capace di dividere il Mar Rosso e nella divisione creare una congiunzione che viene a essere rappresentata dal sentiero che passa all'interno delle due parti del mare e che conduce alla terra promessa. In questa rappresentazione di via di mezzo, che viene anche riportata come principio nel buddismo tradizionale, a cui anche la sacerdotessa a cui abbiamo fatto riferimento si rifà come sorgente. Nella stessa Upanishad, nella definizione del Paramahamsa, ovvero di esso, si dice che non teme il dolore né desidera il piacere, che solo persegue l'amore, che non è attaccato al piacevole né allo spiacevole, che non odia né gioisce, ma che che è fermo nella conoscenza, nel suo sé contenuta, e in esso è ben piazzato, stabilito, centrato, piantato, ed è chiamato perciò il vero yogin. È un conoscitore con la C maiuscola, e la conoscenza e la sua coscienza è permeata di quella conoscenza, di quella perfetta gioia e pienezza e soddisfazione, perché lui sa che in quel presepe, in quel cuore, Dio dimora, nel tempio in cui Ercole riporta la cerva di Cerinea. Questo nel capitolo 4, scusatemi, delle Upanishad. Nel capitolo 3 la differenza tra un bastone di legno e un bastone di conoscenza. Nella mitologia indiana, secondo Alan Watson, studioso delle religioni orientali, viene anche affermato che vengono anche riportati diversi miti che riguardano
una metà dell'uovo dell'AMSA, di questo veicolo degli dèi, di questo sacro carro, di cui Iolao è Auriga, per esempio, per parallelizzare, diciamo, gli esempi, metà del guscio di questo, dell'uovo di questo uccello diventa il cielo e l'altra metà diventa la terra, cosa, diciamo, simile a quello che si trova nella Kalevala finlandese rispetto ai miti finlandesi, in cui metà del guscio dell'uovo di un'anatra forma il cielo e l'altra metà la terra. Miti riportati negli arcani della temperanza e dell'acquario, secondo l'iconografia della scuola inglese, in questo caso abbiamo la temperanza, in cui c'è la creazione di un ponte di congiunzione, di vasi comunicanti, un ponte arcobaleno, un arco, antacarana o arco iris, etimologia della parola arca, arco di raccordo, anche architettonicamente. Nella carta dell'acquario e la carta della temperanza, la cui figura protagonista ha un piede sull'acqua e uno sulla terra, come l'angelo della rivelazione che ha l'arcobaleno sulla fronte. Carta dell'acquario, un ginocchio sulla terra e uno nell'acqua, una giara che versa nell'acqua e l'altra sulla terra. Altra rappresentazione di questa reciprocità. Il granchio, il cancro stesso, vive per metà sulla terra e per metà in acqua, ed è quindi il simbolo dell'anima che dimora nel corpo fisico, ma che vive per lo più nell'acqua, che è simbolo della natura emozionale e dei sentimenti. Da un punto di vista esoterico, il cancro è governato dalla luna, che è da sempre la madre della forma, in quanto controlla le acque, le maree, ma il suo governatore esoterico, e quindi anche le maree delle emozioni, ma il suo governatore esoterico è Nettuno. Ah, e le maree delle emozioni, scusate, mi riaggancio, e anche le maree che permettono i cicli fecondativi, e quindi il proseguimento della vita, e che diventano, da un punto di vista degli arcani, rappresentati nell'arcano dell'imperatrice, che è successivo a quello della sacerdotessa, l'arcano della sacerdotessa collegato al segno del cancro, ma anche alla luna, secondo altre scuole. Il governatore esoterico invece, quello sotto la superficie dell'acqua, sulla superficie dell'acqua la luna che vi si riflette, sotto la superficie Nettuno che dimora. Nettuno inquadrato ai pianeti dominanti in questo contesto astrologico presente, che va a porre il quesito tra ciò che è vero e ciò che è illusione, che invita il discepolo a sollevare il velo di Maya, il velo dell'illusione, che invita Ercole a riconoscere la voce della verità e il profeta Elia, e permette al profeta Elia di ascoltare il mormorio della voce divina dopo il frastuono del vento, del terremoto e del fuoco. Il motto del segno del cancro è: ho costruito una casa di luce luminosa, illuminata, e là io dimoro, e vi dimoro, e in essa dimoro. E in questo motto c'è la costruzione dei fondamenti della vita attraverso il calore e e l'amore che nutre. È l'espressione della coscienza cristica, sono i principi cristici delle fondamenta, della fondazione, è la pietra angolare, così come angolare è la posizione del presepe sul petto della costellazione del cancro. Nel cuore angolare della costellazione del cancro. E quindi quello stesso calore che cauterizza le teste di Idra, quello stesso fuoco, quello stesso calore che emerge dalla dimora del nostro cuore, dal tempio del nostro cuore,
quello che prosciuga le acque diluviane, di cui la colomba col ramoscello d'ulivo porta messaggio a Noè nell'arca. E ritorniamo all'etimologia di arco, della parola arco ed arca. Arca, simbolo di congiunzione dell'uomo con Dio. Antica e nuova congiunzione di ieri, di oggi e di domani. Noè fece uscire una colomba per vedere se le acque, la luna, il cancro si fossero ritirate dal suolo, dalla terra. Ma la colomba, che non trovò dove posare la zampetta, tornò da Noè nell'arca, perché quindi evidentemente c'era l'acqua su tutta la terra, e quindi Noè la fece rientrare presso di sé nell'arca, la riportò dentro di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca. Un ciclo lunare che passa, e la colomba tornò a lui verso sera e aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Così Noè comprese che la pacificazione era avvenuta, la ricongiunzione era avvenuta, comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni e quindi lasciò andare la colomba, che non tornò più da lui perché attraversò la porta dello spirito. Ritornando ai punti che mi vengono portati all'attenzione ieri, la depersonalizzazione, che potremmo anche definire spersonalizzazione o impersonalizzazione, ma direi spersonalizzazione, per quanto, tralasciando il vocabolario, perché in questa S consonante radicale troviamo un movimento curvilineo che fa cadere una maschera, una persona intesa come maschera, uno smascherare. E quindi smascherare anche la vera conoscenza dalla falsa conoscenza, la vera voce dalle false voci. Nel secondo punto, l'originalità del percorso della vera conoscenza, ovvero il contattare il maestro interiore piuttosto che perdersi nella confusione del nozionismo, delle dottrine, dei mille maestri. Contatto col proprio maestro interiore, che dimora nella mangiatoia del proprio cuore, da cui i due poli si nutrono, come i due asini, Borealis e Australis. E il terzo punto, 12 dicembre 2020, che era ieri, 21-12-2020, prossimo, nella congiunzione di Giove e di Saturno nel segno dell'Acquario, in questo palindromo che segna un evento di importanza epocale da un punto di vista di eoni, ecco che la frequenza numerica è la stessa, 334, frequenza numerica dell'ascolto del passo biblico del profeta Elia, che nel primo libro dei Re riconosce nel mormorio la voce divina. Punto quarto, l'associazione di questa frequenza del 334, valore gematrico della frase, il sussurro divino, il mormorio leggero del vento, la brezza del vento,
la brezza che rappresenta la voce del maestro interiore, prima che diventi 29 dicembre 2020, frequenza dell'Aleph, come abbiamo visto, ovvero del numero 23 associato ordinalmente alla lettera Aleph. Questo 1 della prima lettera che viene messo davanti a questo 334, che diventa 1334, che è il valore gematrico della venuta del Messia, ovvero della profezia messianica contenuta in un passo del profeta Isaia. Nel quale si dice che verrà il Salvatore a Sion, a Zion, a recuperare, a salvare coloro che hanno abbandonato la rivolta, ovvero che sono favorevoli all'alleanza, alla ricongiunzione, coloro che hanno abbandonato l'idea del conflitto per l'idea della pacificazione, coloro che umilmente, come Ercole, si inginocchia di fronte all'idra nel momento in cui si trova a dover abbattere il mostro la cui ultima testa era immortale. Ecco che nell'umiltà del suo inginocchiarsi ricorda la voce del maestro che gli disse, in una frase criptata, come far sì che questo mostro si dissolvesse, evaporasse in fumo. Così come si dissolvono le basse frequenze per l'enorme afflusso di onde gamma e neutrino che sta investendo il pianeta Terra in un'onda cosmica iniziata il 9 di dicembre che terminerà il 21 nuovamente di dicembre, intorno a quel 21 di dicembre, che di tale portata in un transito del nostro pianeta a livello cosmologico che si verifica ogni 12.000 anni. Ma prima di arrivare a questo vi faccio notare anche un'altra cosa, che nella frequenza del numero 334, secondo la funzione di Eulero, questo numero che gematricamente viene a coincidere con la frase del Libro dei Re, un mormorio che poi va a corrispondere alla voce divina, che chiede ad Elia che cosa fai qui. Questo numero, nella teoria numerica, quindi secondo la funzione di Eulero, diventa 166, che da un punto di vista gematrico corrisponde a Elion, il più alto, il supremo. E qui ci riportiamo al veicolo AMSA che trasporta il supremo, la realtà ultima. È interessante notare che le funzioni moltiplicative ovviamente di Eulero vengono utilizzate poi nell'Ottocento da Schaffli, che è un matematico svizzero studioso dell'analisi complessa, che è il creatore, tra virgolette, colui che definisce nella teoria della continuità multipla i politopi, ovvero i poligoni multidimensionali, che è la versione multidimensionale, la sua teoria della continuità multipla è la versione multidimensionale della formula di Eulero. Questo tipo di passaggio la nostra coscienza sta attraversando. Nella teoria della continuità multipla si dice
nella quale in cui viene definita la geometria dello spazio, viene definita della tripla continuità, quindi una continuità su tre piani. Vediamo come in questa teoria il gruppo di valori delle sue coordinate determini un punto, una sorgente. E nelle multidimensioni questo gruppo di valori va a determinare una soluzione. Ecco che la nostra coscienza sta evolvendosi verso un cambio di prospettiva volto alle soluzioni basate sulla vera conoscenza del cuore. Scusatemi, luna piena del 29 di dicembre nel segno del Cancro avviene a 8 gradi e 53 minuti nel segno del Cancro. Come detto in accordo con il geologo Rory Duff, dopo 12.000 anni siamo nuovamente immersi in questa onda cosmica di raggi gamma e neutrino che per leggi fisiche di causalità discendente si riversa sul pianeta e dissolve quelle basse frequenze che non sono trasformabili in frequenze più alte. Il nostro DNA anche sta ricevendo implicitamente, intrinsecamente un upgrade. Il nostro organismo che riceve questo tipo di onde, al di là del fatto che non le vediamo, si adatta gradualmente apportando gli aggiustamenti necessari del sistema operativo per poter funzionare in questo paradigma energetico. Questa ondata cosmica sicuramente può portare ad un rivelarsi delle lacune del vecchio ordine. Ed è orientata a una soluzione, un debug del vecchio sistema, oltre che alla sovrascrittura di programmi preesistenti, obsoleti, anacronistici o non funzionali o comunque non basati sul principio di cauterizzazione, se così vogliamo dire. È interessante che ci sia anche da un punto di vista cosmico una corrispondenza con quelli che sono i significati simbolici. Il Sole e la Luna che si oppongono nella luna piena in un triangolo, in un quadrato a T a Chirone, che è a 5 gradi nell'Ariete, che è il medico ferito che guarisce, Chirone che viene a rappresentare nelle nostre carte natali le ferite karmiche che dobbiamo guarire, che abbiamo la potenzialità di guarire, è magicamente, perfettamente nel segno dell'Ariete che gli dà l'impulso per farlo. Quindi non alimentare la dualità, ma arrivare a una coscienza unitaria per sfruttare al meglio il potenziale messo in atto nella perfezione dell'architettura cosmica. Quindi non alimentare le differenze, piuttosto i punti in comune. Sicuramente potremmo avvertire una sorta di divisione del Mar Rosso tra energie basse ed energie più alte e sentirci passare nel mezzo di questo split dell'energia, perché c'è sicuramente Marte congiunto ad Eris che quadrano Plutone in Capricorno, quindi
si ha a che fare con regolazioni, governi, regole, leggi verso le quali si sviluppa insofferenza, intolleranza, potenzialità di conflitto che possono sorgere facilmente. Il quadrato tra Marte e Plutone il 23 di dicembre, che è la congiunzione longitudinale celeste di Giove e di Saturno il 21 dicembre, la congiunzione della declinazione di Giove e Saturno il 25 dicembre, sono punti astrologici di nuovi inizi. E passiamo su questo veicolo, su questo carro, rappresentato dall'AMSA come uccello, come rito di passaggio, passiamo nel mare per arrivare dall'altra parte, verso cui puntiamo il fuoco noi arcieri, verso il cui bersaglio dirigiamo la nostra freccia di aspirazione noi sagittari. Noi maestri, tra virgolette, di una aspiranti a una coscienza superiore, ma non superiore per ego, per importanza, per presunzione, arroganza, per competizione, per superiorità, ma per profondità. E quindi in questo, andando a considerare il quadrato a chi tra Nettuno e l'asse nodale, che è sempre più vicino, solo a un solo grado dalla sua attitudine piena, che sarà esatta in gennaio, e che ci pone di fronte al discernimento di ciò che è vero e ciò che non lo è, della maschera, dello smascherare l'illusione, dello smascherare la non verità. O la verità, fra le porte da aprire, quella vera dietro la quale non c'è il precipizio, ma la salvezza, con un mazzo di chiavi d'oro in mano, fatte delle corna della cerva di Cerinea. E quindi risveglio e verità, con Urano anche ai 6 gradi del toro, che è in triangolo al sole e in sestile alla luna, che ci porta verso il nuovo, cavalcando il veicolo AMSA, il carro di Ercole. Urano come Iolao, che è l'ottava superiore di Mercurio, la mente geniale, la rivoluzione, la libertà, il risveglio, la verità. Quindi momento sicuramente topico, prestando attenzione a quel mormorio, a quel presepe, a quel calore, alla verità e alla vera conoscenza. Verità e vera conoscenza che risale al discernimento e che procede dall'ascolto di un sussurro che proviene da quella dimora illuminata in cui scegliamo di risiedere, che si trova nella mangiatoia sul petto di noi costellazioni, da cui i nostri due emisferi attingono nutrimento nella nostra anima, tempio, tempio quanto il corpo. 21-12-2020, frequenza numerica 334, unito alla frequenza del 29-12-2020, come visto, come detto, frequenza scelta ordinalmente nel mio caso nella lettera Aleph come 1, nell'unione di queste due date, 334 unito all'1, procedendo a ritroso da Omega verso Alfa, 1334 gematricamente.
L'unione di queste due date viene a suggerire a chi appartenga la flebile voce, il mormorio che sussurra d'Elia. Che fai qui? Come è scritto nel libro dei Re, capitolo 19, verso 11, anch'esso numero potenzialmente ricavabile dalla frequenza del 29-12-2020. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello. Uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: Che fai qui, Elia? Voce che alla luce della luna piena e che fuori dalla caverna illumina il sì e il no, il vero e il falso, entrambi gli estremi, e li illumina dalla sede illuminata del nostro cuore, e attraverso di essa li nutre, come gli asinelli dei due emisferi, australe e boreale, ed emisfero destro e sinistro cerebrale. Uno, tre, tre, quattro, l'unione del 21 dicembre del 29, espressa nella geometria del verso del profeta Isaia. Un Salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore. Ecco di chi è la voce, di chi è il sussurro, nella coincidenza perfetta tra la voce di Dio, la sua parola e il Messia, il Cristo che realizza la profezia non fuori ma dentro di noi, nella nostra mangiatoia, nella nostra coscienza, riaccendendo la stella fiammeggiante che recide i demoni, che cauterizza le teste dell'idra, i giorni dell'ira, l'arcano del diavolo, attraversando la porta del Capricorno, definitivamente. E mentre questo giorno di oggi volge al termine, nel faticoso lavoro di Kintsukuroi di questo video, nel rimettere insieme i frammenti, cercando un filo d'oro che li connetta, che possa restituire l'integrità del messaggio, così come facciamo con noi, col nostro sé. Vi saluto, vi ringrazio e spero di rivederci, mezzi permettendo. Ringrazio chi si è iscritto, chi si iscrive, nel passato, nel presente e nel futuro. Ringrazio chi supporta. E con questo messaggio vi saluto e spero di vederci presto. Ciao.